Ciao a tutti ragazzi da 100% Ciuciaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone batte Ascoli in trasferta per 1-0 grazie alla rete segnata da Nicola Citro e quindi riaggancia le zone playoff, la zona playoff. È stata una partita comunque non facile. Frosinone che nel primo tempo non riesce a trovare il guizzo giusto, una partita in primo tempo brutta, comunque che non ha offerto grandissimi spunti né da una parte né dall'altra, mentre nel secondo tempo è stato un po' più vivace, Frosinone ha avuto qualche occasione per portarsi in vantaggio, vantaggio che è arrivato appunto con Cidro dopo che Novakovic si era mangiato un gol e Frosinone che poi però non riesce a trovare il raddoppio pur avendo avuto un altro paio di occasioni. Ascoli che forse nel primo tempo ha fatto qualcosina in più del Frosinone, nel secondo comunque ha avuto le sue occasioni per pareggiarla. Frosinone che scende in campo con un 3-5-2 però modificando un po' gli interpreti, cambiando interpreti. Bardi in porta, difesa solida, Capuano, Ariaudo, Brighenti. Cambia il centrocampo. Abbiamo Beghetto a sinistra, Tabanelli titolare a fianco a Maiello e abbiamo anche Rodien. Quindi conferma di nuovo per Tabanelli a centrocampo. Torna titolare Rodien, mentre a destra Salvi, Paganini in tribuna. Ora questo probabilmente sta a significare che Paganini in questo momento non ha intenzione di rinnovare, punto di domanda. Credo di sì, può essere un messaggio di Nesta a Paganini che comunque se vuole continuare a giocare deve cambiare anche un po' atteggiamento, ecco, perché nelle partite ultime partite molto nervoso e questo non giova alla squadra. In attacco Novakovic-Cidro era la scelta logica dato che erano squalificati Dionisi e Ciano e Trotta è andato in prestito all'Ascoli e dall'Ascoli abbiamo preso Matteo Ardemagni, poi farò un accenno anche al calciomercato. Quindi questa è la formazione scelta da Nesta. Buona la prova di Salvi, che ha fornito anche l'assist a Cidro. Azione ben sviluppata dal Frosinone con Tabanelli che porta palla. Serve Rodien la scarica su Salvi. Salvi crossa in mezzo, c'è Cidro e la mette dentro. Finalmente Cidro si sblocca e non segnava perché ha segnato a Venezia lo scorso anno da marzo, se da quanto ho capito, se non ricordo male. E ricordando sempre che Cidro non doveva più vestire la maglia del Frosinone, infatti c'è avuto la partita in cui bisognava mettere per forza lui per farlo segnare. E si sblocca Nicola Cidro. E adesso vedremo un po' le gerarchie come cambierà. Sicuramente è indietro a Dionisi e Ciano. Con l'arrivo di Ardemagni può essere che competa con lui per un posto eventuale. Novakovic non ha sfruttato al meglio questa opportunità. Mi dispiace perché lo sostengo sempre e lo sostengo anche adesso. Si è trovato in mezzo a due occasioni ghiotte che doveva sfruttare in maniera più efficace, non ci è riuscito, però la sua prova comunque è una prova di battaglia perché quando c'è, è vero che magari non riesce sempre a avere il guizzo giusto, però dà sempre manforte alla squadra e questo
ecco, deve solamente, ecco, riuscire a avere quel pizzico di cattiveria agonistica in più che gli consenta di mandarla dentro, perché gli manca solo quello. Ha fatto quel gol bello con l'Empoli e ha i mezzi per poterlo fare, per poter fare altro, insomma. Andiamo a vedere un Frosinone sabato che deve ritrovare certezze. Ci sarà la Lentella, una squadra che per noi è sempre abbastanza ostica, lo è stata in questi ultimi anni, lo è stata anche nel girone d'andata, e dovremmo ritrovare le giuste motivazioni, ma anche la mentalità, quella ideale, perché abbiamo sempre avuto in queste ultime giornate i giocatori che erano troppo nervosi, reagivano male. Non è il Frosinone che può ambire in alto questo. Cioè, faccio degli esempi come ho fatto per Paganini, anche, che ne so, Dionisi, che però nell'ultima partita in casa, se non sbaglio, comunque quella col Pordenone, che ha segnato, e poi comunque non ha mostrato la sua solita, ecco, ingenuità, data dalla cattiveria. Però a volte altri giocatori giocano con troppa sufficienza. Bisogna cambiare registro in quel senso. Lascio l'ultimo spazio per il calciomercato. Tre gli acquisti del Frosinone, che probabilmente con l'ultimo si va a chiudere la campagna acquisti del Frosinone. Abbiamo Delia, terzino sinistro, quindi un'alternativa a Beghetto, e Guelfi è andato via, è andato, diciamo, era in prestito da noi, quindi come se fosse tornata all'Atalanta, che l'ha girato in prestito alla Feral Pisalò. È arrivato Tabanelli dal Lecce, buon elemento per la Serie B, ottimo. È un giocatore che comunque giocava anche titolare in Serie A con Lecce, quindi va più che bene. In attacco Matteo Ardemagni. Un giocatore che a me non ha fatto mai impazzire, pur essendo un giocatore che per la Serie B è rappresentato forse tra gli attaccanti uno dei migliori, se non, cioè, ha segnato, non so, non ricordo quanti gol in Serie B, scusate, che in Serie B che ha fatto, dove è andato, ha segnato in pratica. Però forse è arrivato in un momento della sua carriera dove non può esprimersi come ha fatto fino a qualche anno fa, però vedremo, cioè possiamo vedere, insomma, magari riuscirà a contribuire in maniera decisiva alla causa del Frosinone, ben venga. Comunque, un giocatore di esperienza, ha girato parecchio. Una cosa di lui che mi è piaciuta è il carattere, peggiore forse di quello di Dionisi, ma non tanto magari dal lato sportivo, sul lato non sportivo, la vita privata. Ardemani è sempre stato uno un po' troppa sregolatezza, a volte tanto genio magari in campo, come lo è Federico, però Federico poi fuori dal campo è una persona squisita. Ardemani si è lasciato sempre un po' troppo andare, ecco, tutto qua. Stiamo a vedere, e vediamo adesso come cambia la gerarchia in attacco. Probabilmente la prossima ci sarà nuovamente Dionisi con Ciano, e vedremo chi subentrerà tra Novago, Cicidro e Ardemagni, eventualmente. E poi da lì si può capire come sta, com quali saranno le scelte del mister, insomma. Per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale e mettere mi piace, condividere il video se vi va.
Vi lascio in descrizione la pagina Facebook, la Terra dei Leoni Giallazzurri, e noi ci vediamo alla prossima per Frosinone, Virtù Sentella.